Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che è il video sui miei, anzi i nostri, regali di Natale di me e di Samuele. Sono da sola a fare questo video, lo so, avrei dovuto farlo con Samuele, ma purtroppo oggi è il 30 di dicembre e sono tutti malati tranne la sottoscritta. Cioè, ci sono sia i bambini che Samuele con la febbre a 38, 38 e mezzo. Io sono l'unica che sta bene, quindi ho detto sfido la sorte e faccio il video dei regali di Natale da sola, perché non posso aspettare ancora, visto che praticamente li ho lasciati qui belli carini proprio per non toccarli per farvi il video e per poi usarli. Il problema è che stanno a passare troppi giorni e quindi ho deciso di farvi questo video. Avevo in precedenti vlog detto che a noi Babbo Natale non ci sarebbe arrivato, invece quest'anno Babbo Natale è arrivato, ma pure da persone che non ce lo siamo mai fatto il regalo di Natale. Comunque, iniziamo subito con il regalo di Natale dei fratelli, della famiglia, diciamo, dei fratelli di Samuele. Allora, il fratello con cui Samuele lavora, perché sono tre fratelli, il fratello quello leggermente più grande, non il più grande, insieme alla moglie ci hanno fatto due cose. Allora, a Samuele, in questa bellissima bustina tutta glitterosa, che però non si vede, non si possono vedere e apprezzare il glitter, ma vi assicuro che è molto molto carina, questa la riutilizzerò sicuramente. A Samuele, suo fratello, gli ha fatto questo, che è il dopo barba della neve. A loro praticamente se lo fanno quasi sempre come regalo tra fratelli, questo è più che altro una tradizione più che un regalo di Natale vero e proprio. Invece la moglie a me, cioè mia cognata praticamente, a me e all'altra cognata, in questa bellissima bellissima bustina, tutta in stile shabby ed è anche ruvidina, cioè ha proprio l'effetto legno, ci ha fatto dei prodotti Avon. Allora, tutti della linea natalizia, tutti della linea natalizia, sono tre prodotti. Allora, uno è la crema praticamente per il corpo, mani, eccetera, per tutta la famiglia, ed è questa qui, è carinissima, mi piace tantissimo il packaging, completamente natalizio. Poi insieme, nello stesso set, c'era la crema mani, unghie e cuticole, sempre qui, sempre fatta in questo modo, e poi il burro di cacao piccolino. Tutti questi sono della stessa linea, non l'ho aperti, quindi non vi posso dire se sono funzionali, se non sono funzionali, che odore hanno, eccetera. Appena li proverò ve ne parlerò come al solito. Poi l'altro fratello insieme alla moglie ci hanno fatto invece due tazze. Ci hanno fatto due tazze, queste tazze qui, tipicamente natalizie, ma io amo le tazze, ve l'ho messa al contrario una, io amo le tazze natalizie fatte in questo modo, sono molto molto carine e niente, queste, io sono un amante delle tazze, cioè chi viene a casa mia vede solamente tazze, quindi è un regalo molto molto apprezzato da parte mia. Mia madre invece, da questo negozio che si trova a Roma in via Mario Menghini e si chiama Anni Folli, che è un negozio in zona Cogli Albani, ecco, ci ha preso due maglioni. Allora, uno è questo qui ed è quello di Samuele, che però è dell'OVS, ed è questo maglione qui. Su questo grigio, non è propriamente nero come si può vedere anche dal contrasto col mio maglione, è questo grigio, fatto un po' questa lavorazione un po' a righe, un po' di sbiego, eccetera, molto molto carino. E poi a me invece ha fatto questo maglione qui con questo collo super gigante che rimane morbidissimo, con le maniche e il sotto che riprendono il collo, e questa fantasia, questa lavorazione fatta in questo modo, che è anche un pochino pelosina. E questo mi piace tantissimo.
veramente veramente tanto. Poi è morbido e a mio parere è anche caldo, quindi grazie mamma per il bellissimo regalo. Io invece a mia madre ho regalato le tazze come le mie, quelle di Natale che avete visto nei vlog. Infine arriviamo al regalo di Letizia. Allora, Letizia a Samuele è andata da Venky. Ho trattenuto la bustina solamente a scopo dimostrativo perché dentro non c'è niente. È andata da Venky e gli ha fatto dei cioccolatini e una mini bottiglietta di grappa, penso di sì, grappa, sia a Samuele di un tipo e a Marco, il nostro amico, di un altro tipo. A me invece ha fatto un regalo che è stato apprezzato tantissimo dalle ragazze che erano il giorno che lì al bar, il giorno che me l'ha dato. Cioè, già la busta vi fa capire che tipologia di regalo sia. Allora, partiamo subito da quella, dalla cosa più... ci sono un po' di cosine dentro. Partiamo dalla cosa più semplice, ovvero un mare di campioncini. Un mare di campioncini che io ho già spulciato e devo dire la sincera verità, sono dei campioncini mirati, cioè si vede che è mia sorella, si vede che è mia sorella e che mi conosce. Ci stanno campioncini di Caudalie, ci sono campioncini di Biochic, dell'Idea, Erbolario, Alchemilla, insomma ci sono dei campioncini di un po' di cosine che io non ho mai provato perché non mi sono mai azzardata ad acquistare, e diciamo che questo è un ottimo banco di prova per decidere poi di acquistare qualcosina. Poi mi ha fatto un campioncino di un profumo di Givenchy che utilizzerò una volta perché io i profumi purtroppo sono un mio problema. Mi ha poi dato un campioncino di un ombretto di MAC che è Push the Edge, non so quanto riusciate a leggerlo, comunque questo qui è un campioncino di MAC ed è questo viola fantastico, è un viola bellissimo, ma è proprio viola viola, cioè non è un violetto oppure un viola con delle tendenze blu, rossa, più sul fucsia, no, è proprio viola, cioè il viola, proprio il pantone viola è questo qua, e è carinissimo, non vedo l'ora di provarlo, perché ho già in mente come utilizzarlo, sì, ho in mente come utilizzarlo, penso che ci farò un bellissimo smoky viola, sì, grazie. Poi ne ha fatto questo, che io l'avevo visto utilizzato da lei, che è appunto l'olio della Masterline. Io ho sentito parlare tantissimo di questo olio. È una boccetta in vetro, quindi attenzione, da 50 ml per tutti i tipi di capelli. Argan, baobab, bellino, zero parabeni, ovviamente. Non vedo l'ora di provarlo, completamente made in Italy. E si presenta in questa boccettina qua. Vi ho detto, non ho ancora levato niente dalle confezioni perché aspettavo di fare il video. Eccolo qua. E veramente non vedo l'ora di provarlo, anche perché io con gli oli per i capelli a me mi durano veramente tantissimo, visto che li ho anche tagliati. Infine, mi ha regalato... mamma mia, cioè già la confezione è un amore. Questi qui sono i kit di Too Faced, che Too Faced ha fatto per queste feste di Natale. Li ha fatti diversi perché ho visto anche altri video di altri youtuber che hanno ricevuto, comunque gli hanno regalato gli altri kit, ma questo è quello che diciamo lei ha spulciato e si è ricordata che mi interessa un prodotto all'interno. Allora, apriamo, anche perché l'apertura è fantastica, è proprio a caramella, infatti io penso che questa confezione non la butterò assolutamente. Dentro troviamo i prodotti.
i prodotti che ci sono all'interno di questo kit sono una spilletta di Too Faced che richiama il marchio di Too Faced, ma è anche dello stesso colore di un blush che mi hanno regalato per il mio 30° compleanno. Questo qui, e so già dove metterla questa, so già dove metterla. Poi, mini taglia di Spank, mini taglia di Shadow Assurance, che io ho anche una taglia più grande, la taglia normale, nel cassetto ancora non l'ho utilizzata, però ecco, la base per ombretto non fa mai male. Poi lei è amante dello Shadow Assurance, quindi non vedo l'ora di provarlo. La Melted, anche questa ero curiosissima di provarne almeno una. Questa qui è Fig, è questa colorazione qui sul rosa ed è appunto fatta in questo modo con la spugnettina ed è un liquefied long wear lipstick, però comunque ecco qua, i classici Melted, ecco. E poi il motivo per cui mi ha preso questo set per lui, il Better Than Sex di Too Faced. Lo volevo ricomprare da una vita. Ale, mi fai cadere tutto così. Dai, ho quasi finito. Lo volevo ricomprare da una vita questo e adesso finalmente ho una mia scortina piccolina, ma va benissimo lo stesso, è ben accetta, fino a che non comprerò quello grande ovviamente, quindi grazie. Ok, io direi che si può concludere questo video, anche perché qui c'è un malatino che ovviamente non riesce a stare fermo sul divano per 5 minuti. Quindi io questo video l'ho terminato, questi sono i regali che ho ricevuto. Vi auguro una buona fine e un buon inizio, ovviamente. Speriamo che il 2017, almeno personalmente, venga accantonato e che il 2018 sia decisamente migliore, perché questo 2017, a mio parere personale, per me è da cancellare, anche per come si sta concludendo, visto che stanno tutti male. Quindi io vi mando un bacio e festeggiate, e ci vediamo al prossimo video, che sarà il primo video del 2018. Ciao.